tutti, allora mi avete richiesto di parlare delle tendenze dei capelli e soprattutto anche a chi stanno bene e a chi no. Ovviamente io cerco molto, più che altro perché quando vado dalla parrucchiera piuttosto che quando vengo invitata nei saloni, solitamente mi propongono un po' di tutto. Anche se ho notato che alcune parrucchiere, la mia di fiducia che ho da anni, sta attenta in realtà a cosa potrebbe stare bene a me. Alcuni invece magari per fare una foto da postare sui social, piuttosto che per sbizzarrirsi, mi propongono a volte delle cose che, secondo la mia opinione personale, non vanno bene per la mia tipologia di viso e per i capelli. Soprattutto quelli che magari poi adesso hanno quasi... Non dico tutti i saloni, però molti saloni hanno la ring light con lo spazio per la fotocamera, per fare le foto da mettere sul loro Instagram. In generale, noto che a tutti i clienti viene richiesto di fare queste foto e quindi per far vedere che fanno più tagli possibili, a volte ci si ritrova con dei capelli che non sono proprio quelli che volevamo. E quindi vediamo insieme, secondo quello che mi è stato spiegato, a chi sta bene questa frangia a tendina. Quindi non sta bene a tutte, o perlomeno potrebbe stare bene a tutte, ma dipende sempre da come poi si tagliano i capelli. E quindi vediamo insieme che cosa mi è stato detto. Logicamente, ripeto, non sono una parrucchiera, non sono un'esperta, ma cerco di informarmi quando mi viene proposta una cosa prima di dire sì ad occhi chiusi fammela pure, perché l'ultima volta che ho detto una cosa del genere sono tornata a casa e piangevo e quindi non lo voglio più ripetere questo esperimento fantastico di affidarmi totalmente a una persona che in realtà magari poi appunto il suo fine è solo fare più foto su Instagram. La mia parrucchiera di fiducia non fa foto per Instagram, infatti riesce sempre a trattare i miei capelli in modo decente e in modo che appunto siano capelli giusti per la mia faccia, per il mio volto, per il mio colore, però ci sono alcuni parrucchieri che noto che da quando c'è questa moda di Instagram, non parlo di tutti, logicamente ci sono dei parrucchieri che anche se fanno foto per Instagram sono precisi e guardano il cliente, ma ce ne sono altri che noto che vogliono semplicemente far vedere che stanno facendo il trend del momento a qualsiasi persona e a me non va molto. Allora, mi è stato spiegato che la frangia tendina va bene, per il viso vale, però deve essere sfilata in centro e deve risultare lunga ai lati rispetto al resto della frangia, oppure sul viso tondo. Quindi questo è quello che mi è stato detto a me. Quindi ovviamente mi raccomando, però voi chiedete prima al vostro parrucchiere che viso avete, che forma del viso avete, il parrucchiere la deve sapere per forza perché l'avrà studiato e a seconda della risposta che ricavate scegliete se fare o meno appunto questa frangia. Cioè voi prima di dire voglio fare questa frangia chiedete al parrucchiere che viso ho, che tipo di viso ho. E a seconda della risposta che vi dà, scegliete se fare o meno. Perché se voi gli dite prima che volete fare una frangia, lui vi dirà che ok. Però se voi gli chiedete prima, scusami, ma quando è studiato appunto per fare il parrucchiere, no? E ha studiato i visi, il mio viso in che viso rientra? Così capite se rientrate in questo viso oppure no. Poi magari avete un'altra tipologia di viso, ma a voi sta bene lo stesso. Però purtroppo appunto ho notato che da quando c'è questa moda di Instagram di far vedere che il salone fa il trend del momento, tutti vengono catapultati e l'ho proprio notato in cose che magari non gli stanno propriamente bene, oppure che alla fine te ne vai a casa con un risultato che non è quello che volevi, ma diciamo che finisci su una pagina Instagram che appunto mostra solo una determinata cosa per un lasso di tempo. Quindi niente, questo è tutto, io spero di essere stata utile, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!